Ah, ok, ci siamo. Buongiorno a tutti, siamo nel Museo degli Strumenti Musicali, che è uno dei musei più importanti del mondo nel settore degli strumenti musicali, e ci troviamo proprio nella sala del pianoforte di Bartolomeo Cristofori. È praticamente il primo pianoforte che è stato costruito e che oggi è lo strumento forse più bello a sentirsi e che da solo vale un'intera orchestra. Ma siamo in questo museo per presentare il convegno di venerdì 8 maggio alla Sapienza dedicato a Gerberto, musico. Gerberto Doria, che fu papa nell'anno 1000 con il nome di Silvestro II ed era famoso in tutta Europa per essere un grande docente di matematica, di musica, di astronomia e costruttore di strumenti. Nella musica lui si formò in Catalogna, quindi a Barcellona praticamente, Vic era la città dove lui andò a studiare per 3 anni, e lì gli arabi gli trasmisero l'uso di uno strumento che si chiama monocordo, che vedremo tra poco, e che è il progenitore delle corde, delle chitarre. A quell'epoca l'altro strumento, gli altri strumenti che si usavano, soprattutto nella liturgia, erano i flauti, come potete immaginare i flauti sono antichissimi, e l'organo. Ma l'organo era rarissimo, in Europa si contavano sulle dita di una mano, e Gerberto, che divenne abate a Bobbio nel 980, Bobbio sta in Emilia-Romagna, sta nelle vallate degli Appennini, era l'abbazia più importante con la biblioteca più grande d'Europa, e c'era anche una fonderia con cui Gerberto costruì un organo da donare all'imperatore Ottone II. Il pianoforte, da un punto di vista acustico, è stata la soluzione a tutti i problemi di accordatura che l'organo e gli strumenti che prevedono il movimento dell'aria attraverso tubi procurava. Nel pianoforte, inventato da Bartolomeo Cristofori, padovano, veneziano, e questo strumento è del 1722, è uno strumento che ha la stessa età del clavicembalo ben temperato di Bach. L'opera del clavicembalo ben temperato, in 2 volumi, è dedicata proprio all'accordatura, se vogliamo, dello strumento del pianoforte, che è diversa dall'accordatura di un organo o di un flauto. Come vedremo più avanti nella visita di questo museo, vedremo che ci sono degli organi che la lunghezza delle canne è differente, le proporzioni tra di loro, dalla lunghezza delle corde. Nel 1721 Bach, pubblicando il clavicembalo ben temperato, quindi parlava di clavicembalo e non di pianoforte, clavicembalo come quello strumento di lì. Il clavicembalo è uno strumento in cui le corde si pizzicano e il loro suono è determinato proprio dal movimento delle corde acustiche. Nel pianoforte le corde non vengono pizzicate, ma vengono colpite con un martelletto, da cui si può avere un suono più intenso o meno intenso a seconda dell'intensità del colpo del martelletto. Invece il suono è sempre lo stesso nei clavicembali, nelle spinette, perché il pizzico dà luogo al suono, e quindi non è che se uno colpisce più forte il tasto pizzica di più la corda è sempre pizzicata. E strumenti, Bach scrive il clavicembalo ben temperato, ma il testo tedesco è la tastiera ben temperata. Strumenti a tastiera hanno praticamente un'accordatura fissa. Vedete, le corde hanno una lunghezza che è quella, non cambia. La lunghezza delle corde dipende dalla trama con cui sono sistemate. Così anche l'organo, la lunghezza delle canne d'organo dipende dalla costruzione delle canne d'organo. Bisogna costruirle in modo che siano intonate, se no non si può godere dell'intonazione.
Il nostro Gerberto nel 980 scrisse un trattato chiamato Rogatus a Pluribus, cioè richiesto da parecchi, su come si scelgono le lunghezze delle canne d'organo. Zarlino e i suoi successori, tra la fine del 500, il 600 e l'inizio del 700, stabilirono l'analogo trattato per le corde del pianoforte, e quindi abbiamo il temperamento che si chiama equabile.